l'associazione Canto per Passione ringrazia per la collaborazione Beppe e Monica Pasta Fresca, Arte e Gusto Catering di Rivarolo Canavese, G-Car, concessionario Mahindra di Robassomero, Ristorante e Pizzeria Antichi Sapori di Fiano, e un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Robassomero. Ciao, sono Federica e sono qui per parlarvi di Cantando Qua e Là, manifestazione canora che ha il compito di cercare le voci regina nei comuni in provincia di Torino. Bene, adesso vi spiegherò come si può diventare le voci regine rappresentando il proprio comune nella finalissima edizione 2013. Innanzitutto bisogna essere residenti, appassionati al canto e aver compiuto il 13° anno di età. Si può cantare come cantante singolo o come gruppo vocale, interpretando una cover dal vivo su base musicale. Per partecipare a Cantando Qua e Là non bisogna essere professionisti, ma se vuoi il tuo momento di gloria su un palcoscenico, cantare la tua canzone preferita sotto i riflettori, con le proprie capacità, il proprio entusiasmo e il proprio talento, contattaci su www.associazionecantoperpassione.it. Se volete gustare portando a tavola una buona pasta fresca, venite a trovare Beppe e Monica nei seguenti mercati: a Lanzo il martedì, a San Maurizio Canavese e Nole il mercoledì, a Fiano e Pianezza il giovedì, a Cirié il venerdì, a Venaria e a Ceretta il sabato. Ciao, sono Giuseppe, la passione e l'eccellenza è quello che ci distingue nel vendere la pasta e nel produrla, e vi invito tutti a venire a acquistare e a provare i nostri prodotti. Ciao! Arte e Gusto Catering mette a disposizione la propria esperienza per ricevimenti, pranzi, colazioni di lavoro e si trova in via Bausano, frazione Pasquaro, a Rivarolo Canavese. Ciao, mi chiamo Luciana e sono la nonna di Alessia. Sono contenta di sentire la mia nipotina cantare. Lei è quello che vuole, ha una bella voce. Canta bene, è una cosa che le è sempre piaciuta. Da piccolina si prendeva il deodorante, lo usava come microfono e canticchiava a squarciagola. Spero realizzi i suoi sogni, ma spero soprattutto che si diverta. Ciao Alessia, un bacione. È una bambina molto solare, si vede. È energica, e insomma non sta mai ferma, e quindi anche nel canto esprime sicuramente tutta questa volontà e questa energia che ha. Stasera ha scelto una canzone molto difficile, che però ha interpretato secondo me molto molto bene. Sono molto molto contenta, spero insomma di poter riuscire ad aiutarla a coltivare questa passione che è comunque ormai l'ha presa tantissimo.
Alessia, oltre che a cantare, balla anche, e a casa ci divertiamo molto quando balliamo, formiamo coreografie, però mentre balliamo cantiamo pure, facciamo un po' di tutto insieme. Conosco Alessia da circa 8-9 anni e in tutto questo tempo è sempre stata una bambina e poi adesso crescendo sempre più ragazza, dolce e simpatica. Sono il nonno di Alessia, questa sera sono venuto ad ascoltarla e devo dire che mi ha impressionato tanto. Da quando era piccolina, come cantava, diciamo, è cresciuta parecchio e sono molto soddisfatto. E tutte le volte che la sento cantare mi trasmette una grande emozione. Spero che continui così e che migliori sempre di più. Ciao, sono Giuseppe e la sua canzone, la sua interpretazione mi fa ricordare le scene, e la interpreta così impersonale, così con entusiasmo che fa ricordare tutte le scene di questo film e penso che sia bravissima a interpretarla, fa del suo meglio per renderla molto più reale di quello che è. Io saluto i miei nonni perché sono delle persone a cui tengo veramente e che mi hanno sempre accompagnato tutte le prove che magari non sarei riuscita ad affrontare da sola e la canzone di questa sera che ho fatto la dedico proprio a loro perché mi sono sempre stati vicino. Se volete gustare portando a tavola una buona pasta fresca, venite a trovare Beppe e Monica nei seguenti mercati. A Lanzo il martedì, a San Maurizio Canavese e Nole il mercoledì, a Fiano e Pianezza il giovedì, a Cirié il venerdì, a Venaria e a Ceretta il sabato. Ciao, sono Giuseppe, la passione e l'eccellenza è quello che ci distingue nel vendere la pasta e nel produrla. E vi invito tutti a venire a acquistare e a provare i nostri prodotti. Ciao! Arte e Gusto Catering mette a disposizione la propria esperienza per ricevimenti, pranzi, colazioni di lavoro e si trova in via Bausano, frazione Pasquaro, a Rivarolo Canavese. Ciao, sono Michele, la mia passione per il canto è praticamente nata da quando sentivo la radio negli anni 80, ragazzino, e mi appassionavo ascoltando le varie canzoni. Specialmente d'estate. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Sono qui
Sono Giuliana, la moglie di Michele. Questa sera abbiamo partecipato a questa manifestazione canora e, come sempre, come tutte le volte che canta, mio marito dà emozioni sia a me che penso anche al pubblico che ascolta, perché comunque si vede che canta col cuore e quindi è una cosa che si sente. Michele ha una voce molto profonda con dei bassi che arrivano al cuore, arrivano alle persone e sono capaci di far emozionare. Se stasera sono qui. Ciao, sono Luca, sono il fratello di Michele. Io ricordo già quando ero piccolino che mio fratello passava le giornate a cantare. Già da allora ha iniziato a entrare nel mondo della musica, fino ad oggi è sempre stato appassionato a questo e quindi ne ha fatto un suo hobby personale. Per me venire qui. Ciao, sono Lucia, sono la mamma di Michele. A casa mia cantano tutti, però ogni figlio ha una voce diversa e stasera mi sono emozionata a sentirlo cantare e spero che anche altri abbiano preso la sua musica, perché lui la canta proprio con gioia, con passione. È bravo, ma io sono sua mamma. Ogni volta che canto è un'emozione diversa, a volte una canzone mi può colpire per il testo, a volte per la musica. Cerco sempre di trovare il giusto mix tra musica e testo per comunicare comunque un'idea, una sensazione. E perché hai bisogno di me, anche se piacerebbe che la sua passione lo portasse lontano, perché comunque è una cosa che a lui, vedo che a lui piace, la fa appunto con passione. Ciao, sono Federica e sono qui per parlarvi di Cantando Qua e Là, manifestazione canora che ha il compito di cercare le voci regina nei comuni in provincia di Torino. Bene, adesso vi spiegherò come si può diventare le voci regine rappresentando il proprio comune nella finalissima edizione 2013. Innanzitutto bisogna essere residenti, appassionati al canto e aver compiuto il 13° anno di età. Si può cantare come cantante singolo o come gruppo vocale, interpretando una cover dal vivo su base musicale. Per partecipare a Cantando Qua e Là non bisogna essere professionisti, ma se vuoi il tuo momento di gloria su un palcoscenico, cantare la tua canzone preferita sotto i riflettori, con le proprie capacità, il proprio entusiasmo e il proprio talento, contattaci su www.associazionecantoperpassione.it.
passato, quanta nebbia ce l'ha. Stringimi e parlami ancora e vedrai si rivivrà. Legami con i capelli il cuore, tu mia onda scendi dentro me. Stringimi che Se volete gustare portando a tavola una buona pasta fresca, venite a trovare Beppe e Monica nei seguenti mercati. A Lanzo il martedì, a San Maurizio Canavese e Nole il mercoledì, a Fiano e Pianezza il giovedì, a Cirié il venerdì, a Venaria e a Ceretta il sabato. Ciao, sono Giuseppe, la passione e l'eccellenza è quello che ci distingue nel vendere la pasta e nel produrla. E vi invito tutti a venire a acquistare e a provare i nostri prodotti. Ciao! Arte e Gusto Catering mette a disposizione la propria esperienza per ricevimenti, pranzi, colazioni di lavoro e si trova in via Bausano, frazione Pasquaro, a Rivarolo Canavese. Sono Lina, abito a Torino. Sono qui per presentarvi un sogno, il mio sogno. Essere andata in Thailandia per recuperare delle sete molto particolari, le sete Thai. Sono delle sete tessute a mano, in una zona che si chiama Korat, nel centro nord della Thailandia. I loro colori sono naturali, vengono praticamente tratti da radici, tuberi o da frutti.
quindi non vengono assolutamente trattati con sostanze chimiche. Le sete che loro tessono a volte sembra abbiano un'anima, rispecchiano i colori, i loro sorrisi. Queste sete rappresentano per me non solo aver elaborato degli abiti, che sicuramente mi fa piacere e vorrei che tutti potessero indossare delle cose così belle, ma raccontano proprio la loro storia, raccontano la loro vita, perché per loro tessere a mano la seta è il loro vivere quotidiano. In più c'è da dire che nel loro piccolo non hanno la possibilità di vestirle queste sete. Loro le fabbricano in qualche modo a mano, ma non possono usufruirne perché è gente troppo povera per potersela permettere. In realtà queste sete io le avevo viste molti anni fa e mi era sempre rimasto questo desiderio di andarle a recuperare. E un anno fa ho fatto questo viaggio. Essere arrivati lì è stato per me una grande soddisfazione, perché comunque avevo coronato quel che si dice un sogno di una ricerca che fino a quel momento era avvenuta tramite internet. La mia esperienza mi è servita molto, mi è arricchita tantissimo, tanto da portarmi a scrivere un racconto, un breve racconto. In prima pagina c'è scritto che i sogni non si mettono nei cassetti, ma vanno tenuti in tasca, sono più a portata di mano. Una cosa che porterò nel cuore per sempre è il sorriso di una bambina che mi guardava affascinata, perché loro lì non vedono quasi mai persone occidentali. Il mio messaggio è che i sogni si possono realizzare. In realtà non bisogna nemmeno essere così fortunati economicamente. Basta veramente crederci, avere la voglia di arrivare. Io ce l'ho fatta, in qualche modo ce l'ho fatta, e sono molto soddisfatta. Spero che qualcun altro possa fare questa esperienza. A volte la voglia di arrivare è più forte di qualsiasi altro strumento. L'Associazione Corale Carinese, a voi, lassù sulle colline del Piemonte. Quest'anno ricorre il 70° anniversario della Resistenza italiana. Proprio per questo la Corale ha inserito, appena inserito, un canto di questo periodo. Ed è questo canto che viene registrato per la prima volta da Franco Poggiola nel 1965 alla manifestazione conclusiva delle celebrazioni per il ventennale della Resistenza italiana che porta il nome di Lassù sulla colline del Piemonte. Ricordata dal partigiano garibaldino Enzo Lalli, protagonista della Resistenza torinese. Lassù un partigiano vince o muore, lottando per la patria con valore, scartando giù dai monti l'invasore per dare all'Italia un po' d'amore. Pure tu, la giù ritornerai.
C'è posto per te è stato offerto da Beppe e Monica Pasta Fresca, Arte e Gusto Catering di Rivarolo Canavese, G-Car Concessionario Mahindra di Robassomero, Ristorante e Pizzeria Antichi Sapori di Fiano, e un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Robassomero.